Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua in un nuovo video da sola, sono io sempre, Nenzia Mara. Spero di aver messo a fuoco. Sono stata 3 ore, non so, spero, che sta telecamera è strana, ce l'ha messa a fuoco manuale, quindi non so se l'ho messo o no. Ho usato Molly come prova per mettere a fuoco. Eccoci qua, questo video l'ho fatto per ringraziarvi tantissimo per tutti i bellissimi commenti che mi avete lasciato sotto al mio primo video, quello su come sono dimagrita. Veramente mi avete inondato di messaggi positivi, complimenti, e non me l'aspettavo sinceramente, un sacco di like, di complimenti, mi sono proprio emozionata e mi hanno fatto un sacco piacere. Infatti io quando ho fatto questo video, dovete sapere, un giorno l'ho fatto e l'ho mandato a mia sorella, l'ho fatto guardare. E ha fatto, guarda, è bellissimo, mettiamolo, però mi sembrava, quando l'ho rivisto dopo, ho detto, ma do sto video, ma non lo mettere, mi sembra una scema. Cioè, sono ancora imbarazzata, poi tipo non ci spiegavo con le parole, ho fatto un sacco di errori e mi sentivo un po' una scema che parlava da sola e non sapevo magari la vostra reazione, invece mi avete mandato un sacco di messaggi positivi e devo ringraziarvi tantissimo. E niente, ho anche il supporto di Molly che è molto, molto partecipativa e mi aiuta un sacco nei video. E ringraziarvi quindi di tutti i messaggi positivi che mi avete mandato. Basta WhatsApp. Io devo dirvi la verità, sono una persona che si scoraggia, si abbatte e quindi quando ho messo questo video online avevo il terrore, dicevo, no, sembra una stupida. Ho notato che parlavo troppo a bassa voce, quindi ora devo urlare così si sente di più il video. Devo leggervi magari dei messaggi che mi avete mandato e rispondervi, perché mi sono piaciuti un sacco e aspettate. Sono un attimo emozionata e non riesco più a trovare la cartella galleria. Aspettate, avete un po' di pazienza. Me l'ho detto, grazie, grazie. È stata un'enorme sorpresa vedere tutti quei messaggi positivi. Non so, mi avete trasmesso un sacco di forza, di affetto. E magari può sembrare una stupidata, però per me è stata una cosa positiva. Mi sono sentita bene tutta la giornata. Allora ho detto basta, devo fare un video per ringraziare le persone. E grazie, mi sono proprio emozionata a leggere tutti i vostri commenti. Quindi qualche commentino e rispondervi a qualcosina. Così leggo anche i vostri nomi e vi saluto. Allora, Giusy R mi scrive: che dolce Nancy, sei stata brava, grazie. Spero che farai anche un video con il tuo piano alimentare, sarebbe utilissimo, smack. E infatti io nell'altro video vi ho detto, vi ho promesso che facevo un video sul mio piano alimentare, cioè la mia dieta, perché sapete che io sgarro, quindi ho tutte le dosi di alimenti precisi e non mi sbaglio più, insomma, per dimagrire è ottimo, quindi ve lo farò a breve, magari il prossimo video sarà proprio questo. E c'è Tina Marchesa, ciao. Ciao Nancy, io mi divido molto in te, anch'io sono una persona pigra, ma da un anno a questa parte ho deciso di prendermi cura, più cura di me, facendo attività fisica e seguendo una dieta sana ed equilibrata, avendo dei fantastici risultati. Devo dire che anche tu e Calita siete state d'aiuto in tutto questo, grazie. Basta, questa è mia sorella, mi scrive su WhatsApp. Continua così, Nancy, un bacio, grazie mille. Oddio, questo video sembra che io mi sto autocelebrando con tutti i vostri messaggi positivi, ma è solo per ringraziarvi, volevo fare una cosa per ringraziarvi e per parlare con voi, perché comunque non ho altri metodi per parlare con voi, quindi uso questo video per farlo. Quindi ti ringrazio Cettina e continuiamo così, certo. Yeah! Yeah! Poi Marianna Priano mi dice: super consigli, grazie, grazie a te. A me piace solo fare tapirola, secondo te va bene lo stesso? Un abbraccio, beata a te. Io all'inizio odiavo il tapirola, ora invece devo dire la verità, mi piace, però ecco, fare solo tapirola magari un'ora, cioè mi sembra un po' troppo e ti prosciughi. Cerca di, non so, al massimo, mia sorella, o al massimo fai tipo un po' di corsa, poi fai un po' di camminata in pendenza e poi qualche esercizio fallo, dai, tipo se non ti piacciono proprio i pesi, magari fai qualcosa a corpo libero, tipo squat a corpo libero, affondi a corpo libero, perché altrimenti il fisico sarà sempre un po' floscio, no? Senza offesa. E se vuoi comunque il culo un po' all'insù, gli addominali, fai anche gli addominali, insomma, cerca di fare un po' di tutto. E lo so, anche a me piacerebbe fare solo un tipo di esercizio che mi piace, a me piace fare gli squat, no? Perché sono fissata col culo. Però non posso fare solo quello, devo fare anche le spalle, le braccia, altrimenti sembro una rachitica, sembro che ho il culo grande e poi sopra tutta storta. Invece è importante anche fare la parte superiore per una donna. Vabbè, poi un altro video che ci avete richiesto, oltre a questo sul piano alimentare, sui nostri esercizi che facciamo in palestra, insomma, la nostra attività fisica, quello lo faremo, però lo dovete dire pure a Carlita, perché lei sapete come fa tutti i 30.000 video, quindi dopo ci dimentichiamo di fare anche questo. C'è Aniretax, spero di pronunciare bene i nomi, che carina Nancy, mi piace
piacerebbe vedere qualche altro tuo video, in particolare quello sulla timidezza. Questo è un altro video che vi ho detto che farò. Dato che anch'io sono timida e troppo spesso questa mia caratteristica mi impedisce di vivere al meglio delle cose oppure di avere i migliori risultati nello studio, dato che parlare in pubblico non è il mio forte, la lingua s'attorciglia, ciao. E io infatti ho risposto, ti capisco molto bene, tesoro, lo farò presto, un bacio, ed è vero, io perciò voglio fare questo video perché anch'io, oddio, anche ora ho questo difetto che tipo o non parlo oppure se parlo mi ceppo la lingua s'attorciglia, ti capisco benissimo, quindi man forte, aiutiamoci a vicenda, faremo il video sulla timidezza e vi dirò sia insomma io come ero timida, tutte le cose che facevo quando ero timida e come le ho superate e come sto migliorando, perché il carattere di una persona si migliora con gli anni, con l'esperienza e con tanto impegno, sforzatevi a migliorarvi, ok? Io lo faccio. Sei molto carina e dolce, l'unica cosa, sfondo troppo pallido, mettici delle lucine, qualcosa di più, rilassa di più, così rende il video un po' triste e freddo, per il resto sei brava, hai detto delle cose giuste e soprattutto vere, una ragazza normale e semplice come piace a tutte, ciao al prossimo video. Al prossimo video, grazie mille per i suggerimenti, bacio Nancy, questa sono io. E ragazze, è vero, diciamo che il video scorso ero sfocatissima e poi non ero riuscita a mettere, non so se mettere la telecamera sul cavalletto, quindi stava troppo bassa, cioè no, troppo alta, si vedeva tutta la parete e non si vedeva il letto o le cose che c'erano dietro. Ora spero di insomma di aver migliorato, ho messo Molly, il background perfetto in ogni video, vedete come allegra e come ispira, no, diciamo allegria non aspira allegria, però aspira tanta dolcezza. Ho preso viola, i miei cuscinetti viola, lilla, il mio colore preferito è lilla, e Hello Kitty, non so se si vede, quindi ho messo qualche accessorio mio, poi c'è pure un pacchettino di Tiffany, e poi c'è anche una candela, non so se si vede, perché praticamente ragazze dovete sapere che io ho ricevuto una telefonata da YouTube in persona e mi ha detto: ehi, ma ho visto che tu hai fatto il tuo primo video e non avevi una yellow candle, così si chiama, come sfondo, non è possibile, si deve avere questa candela, perché altrimenti non puoi fare video e ti chiudiamo il canale, mi hanno detto così, sto scherzando, e quindi l'ho comprata, bene sì, ho ceduto perché la ragazza mi ha detto anche le lucine, è vero, infatti quelle le ho comprate su Amazon e spero che arrivino presto perché mi piacciono un sacco, poi ora che arriva Halloween, a Natale, quindi sarebbe perfetto magari qui sulla parete bianca qui a mettere tutte le lucine luminose, le ho prese, alcune tipo mi sembrano quelle di Natale, se magari non mi piacciono le metto sull'albero di Natale, le altre invece a forma di fiore, di camele, che è luminose, non so, mi sembravano belle, speriamo che mi piacciono e costavano poco e le ho prese, speriamo bene. Intanto però ho messo questa candela, l'ho comprata e ho comprato la candela, aspettate, questa è yellow candle, ma che è? Neanche candle, vabbè, lasciamo stare. Christmas cookie. Allora, sapete che il mio profumo preferito è vaniglia, infatti ero indecisa tra vanilla cupcake e avevo deciso vanilla cupcake, anche se era tutta gialla, non mi piaceva che era gialla, però è un odore, è un profumo molto più dolce e intenso, dolciastro rispetto a vaniglia, quindi avevo preso quella. Poi però il signore del negozio, molto gentile, ha detto prova anche questo, è il nuovo arrivo natalizio. Ho provato, oddio ragazze, cioè ancora più forte di quella vanilla cupcake, quindi ho preso questa Christmas cookie. C'è un biscotto vaniglia cioccolato buonissima. Vabbè, non sto facendo la pubblicità Yellow Candle. Yellow Candle. Yankee Candle, non volevo fare pubblicità, era solo per farvi vedere che ora almeno dai, io ho migliorato un po' il video, spero, perché ho messo la Yankee Candle. Ho messo anche Hello Kitty e Molly che dorme. Questa ragazza mi dice: brava, sai parlare, grazie, insomma, poi sempre sorridente, è vero, cerco di sorridere. Devi fare assolutamente altri video, apri un canale tutto tuo, secondo me avresti molto successo, grazie. La prossima volta però controlla che la videocamera metta a fuoco, un bacione. Io ora ho controllato, ragazze, speriamo che sia venuto bene, dico solo questo. Allora, poi c'è Hakuna Matata che mi dice: voglio assolutamente video su come combattere la timidezza e su carattere, non ho sbagliato nulla, mi hai fatto molto commuovere alla fine dei video, sei speciale, mi specchio dopo in te, sempre paura di sbagliare e di fare brutte figure, posso rassicurarti che hai fatto un gran bella figura, fai più spesso questi video, bacioni, spero che ti legga i miei commenti e mi risponda, ciao cara, non cambiare mai, sei perfetta così, te lo dice una donna, grazie mille, perché poi è vero, siete tutte ragazze, donne, mi avete inondato di complimenti e ti capisco, anch'io devo dire la verità, quando alla fine ho finito il video mi sono un po' commossa, non so se l'avete notato quando vi ho ringraziato, perché anche un po' di stress accumulato, non sapevo se riuscivo a parlare a ruota libera e quindi poi dopo ho fatto
e mi uscivano quasi le lacrime, vabbè. Sei dolcissima, questa è Chiara Giunta, ti adoro, spero di vedere altri video in cui ci sei tu che ci racconti un po' più di te, grazie mille. A me fa strano che mi avete richiesto magari video solo su di me, qui ci sono solo io, non so perché sono un po' insicura, però devo dirvi la verità, mi fa troppo felice che siete interessati a me come persona e se vi fa piacere magari posso fare un video, non so, in cui rispondo alle vostre domande, per me è più semplice, magari mi fate tutte le domande su di me, sulla mia vita, io sui miei gusti, sulle mie passioni e magari così scopriamo insieme le mie passioni e cosa vi piace, un video su queste passioni, non lo so, ditemi voi perché io, sapete, mi fa strano che volete dei video solo con me, vabbè. Seguitemi su Instagram, perché io su Instagram, vabbè, a parte che ogni giorno pubblico foto su di me, sulla mia vita, sui miei gusti, poi potete essere aggiornati sui video in cui ci sono io, sia su questo canale che sul canale di mia sorella Carlita Dolce. E poi su Instagram magari posso fare, ho pensato, ditemi voi se vi piace, se non fa niente, ho pensato che magari faccio un video, vedo il video delle domande, no? Per dire, voi mi fate tutte domande sotto una foto su Instagram e io poi faccio un video in cui vi rispondo a tutte le domande, vi saluto, magari se vi fa piacere potete chiedere quello che volete voi su di me, domande simpatiche, allegre, poi sapete, io ho il mio carattere anche molto allegro, ironico più che altro, quindi potete fare quello che volete, io rispondo, non c'è problema. Questa ragazza mi ha fatto ridere questo commento, mi ha detto, Nancy, ma quanto gesticoli, vorrei vedere un giorno se riusciresti a parlare con le mani legate. No, perché io devo sempre gesticolare, vabbè, perché sono un po' agitata e quindi mi piace gesticolare, trasmetto anche non solo con la voce, con le parole, anche con le mani, quindi agitazione a mille e gesticolo, più gesticolo più sono agitata, quindi ora sono agitatissima. Maria Rea mi scrive, Nancy sei stata bravissima, guardando questo video mi è venuta in mente la tua primissima comparsa su YouTube per parlarci degli shampoo per capelli grassi, come vedi vi seguo sempre, dai facci altri video. Infatti che io il primo video ho fatto in cui parlavo dei capelli grassi, del problema che avevo io dei capelli grassi e poi usando prodotti naturali l'ho risolto, almeno insomma non sono sporchi come prima, certo hanno una piega così perché io mi scoccio di mettermi magari usare la piastra o la riccia capelli, quindi le uso così selvaggi i capelli, però devo dire la verità, ora i capelli sono più puliti, non sono sempre sporchi. Poi come ho scritto già a Carlita mi piacerebbe un video improntato proprio sulla giornata di palestra e sui vostri ritmi alimentari, cioè un video in cui ci spiegate e fate vedere giorno per giorno tutti gli esercizi che fate e poi ci dite cosa avete mangiato, a che ora eccetera, baci ragazzi, baci a te, questo è un video che vogliamo fare, lo faremo presto. E poi commento diciamo che mi avete lasciato di più, leggo questo, poi molte persone me l'hanno scritto, mi piace la tua spontaneità e la tua dolcezza, dovresti aprire un tuo canale, sei vera, pura, semplice e bravissima, grazie mille, oddio mi commuovo. Ringraziare e lo so, tutti mi hanno detto apri un canale tuo, quindi aprirò questo canale YouTube da sola. Per ora sinceramente non credo, perché io diciamo durante la giornata ho abbastanza impegni, vado al lavoro, poi torno a casa il pomeriggio, comunque il pomeriggio prima di andare in palestra lavoro a computer, come sapete, vabbè, mi occupo un po' anche degli articoli su blog www.caritadolce.com, aiuto mia sorella in questo, e poi comunque questo canale, il secondo canale, noi infatti abbiamo chiamato proprio Carita Dolce Denzi Amara, è un canale che abbiamo in comune mia sorella e quindi anche io curo, anche se vabbè, a parte che in alcuni video ci sono anche io, quelli degli acquisti, quelli dei vlog al supermercato, in alcune ricettine light, a parte questo comunque curo insieme a mia sorella l'editing, il montaggio dei video, le idee, i titoli, le miniature, tutte queste cose qua, quindi è un impegno, mi impegna molto questo canale, mi piace un sacco e quindi per ora penso di no, però in seguito chissà, vi posso promettere però che se vi fa piacere, se lo volete voi, posso fare magari dei video in più ai nostri video normali, magari posso fare anche dei video dove ci sono io e che mi richiedete voi, video da sola, quelli che volete, per ora farò questi qua, vi ho detto piano alimentare e timidezza perché ho visto che vi interessano, magari più in là mi direte voi quale volete, io lo farò, non c'è problema. Quindi spero di farli spesso dei video da sola. Quindi nel prossimo video vedrete le uscite. Farò un bel background. Io il video l'ho fatto così a caldo perché ho letto tutti i vostri commenti e mi sono piaciuto un sacco. Non me l'aspettavo, devo dirvi la verità, questo affetto, cioè mi avete proprio inondato di affetto, di calore, di sicurezza e vi voglio ringraziare. Non so se riesco a trasmetterlo, però mi avete fatto proprio felice. Quindi grazie a voi, mi avete dato una carica e una voglia di fare video da sola. Spero che vi piacciono queste idee che vi ho detto. Ditemi nei commenti qual è il video vorreste che io facessi. Alcune ragazze su Instagram hanno detto fai dei video sui vestiti, sulla moda, sapete che io
Io non sono nessuno per dare consigli di moda e di niente, però mi piace comunque comprare vestiti, abbinarli in modo semplice, accurato. Temi voi, mi fate felice insomma. Mi piace comunicare con voi attraverso la telecamera, perché sto da sola in casa, quindi nessuno mi sente, nessuno mi ascolta. Però ci siete voi che magari mi fate tanti complimenti, mi piace un sacco. Vabbè, ovviamente arriveranno anche critiche, cose varie, ci stanno. L'importante insomma è trasmettervi qualcosa di positivo e io con questo video questo volevo fare semplicemente. Tranquille, come video di richieste non mi chiedete video di trucco, di tutorial di make-up, perché ho letto anche nei commenti, tranquille, io non so truccarmi, quindi non li farò. Magari un domani, che ne so, facendo video imparerò anche a truccarmi, farò anche dei video tutorial. Non credo proprio. E vabbè ragazze, un bacione, spero di avervi rilassato e divertito e solo questo. Grazie, mi avvicino un po' per avere un contatto più diretto. Grazie mille, veramente dal profondo del mio cuore. Scusate, sono un po' agitata. So che di là ci sono tante persone che mi avete veramente dato affetto, non lo sarei aspettato. Guardate che bello lasciare un commento positivo a una persona. E quando fate del bene poi vi ritorna. Oddio, sembro Padre Pio. Comunque, grazie mille, ragazze. Grazie. Yeah. Grazie, se vi fa piacere, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, mi farebbe un sacco piacere. Grazie mille. Ciao!